Tiziana Bruttini, presidente dell'Associazione Archivio UDI di Siena, della provincia di Siena, un archivio importante. Siamo in una mostra, qui siamo a Chiusi ed è allestita in una sede prestigiosissima. E questa mostra sta girando da veramente tanti anni, Tiziana. Sì, questa mostra è stata aperta per la prima volta a Siena nel 2009, quando abbiamo deciso come associazione che tutte le carte e documenti che presenti nel nostro archivio dovessero essere portati all'esterno, dovessero essere fruiti e potessero raccontare la memoria delle donne e delle loro lotte e di questa associazione nel provincia di Siena è arrivata da 10.000 iscritte, che sono una presenza estremamente importante dal dopoguerra fino agli anni 80. Intendi dire l'UDI, naturalmente. Intendo dire l'UDI, Unione Donne Italiane. Dal 2009, quindi dopo che è stata a Siena, la mostra poi ha girato a vari altri paesi della provincia, da Racolano a Casanova d'Enga, tutta la zona della Valdelsa. Ora siamo in Vaticana, a Chiusi, e questa mostra qui rimane aperta fino all'8 di marzo, la cosa ci fa molto piacere perché possono venirla a vedere grazie all'intervento del comune e anche delle scolaresche, quindi ragazzi giovani e ragazze possono conoscere in qualche modo che cosa sono state le lotte delle donne dal dopoguerra fino agli anni 80. Speriamo poi che continui a girare, che continui ad essere quindi una cosa viva, capace di suscitare memoria, perché pensiamo che ce ne sia molto, molto bisogno, che le lotte, che i diritti conquistati non sono acquisiti una volta per tutti, per cui dobbiamo avere consapevolezza da dove veniamo, ma anche di quello che dobbiamo ancora fare per il futuro. Che è molto. Grazie Tiziana Bruttini.